Salve ragazzuoli, eccoci arrivati all'ultimo video del gameplay di Larry 3. Nei panni di Passionate Patty abbiamo attraversato il burrone. Adesso andiamo ad esplorare il resto dell'isola, vediamo dove ci troviamo. Seguiamo il sentiero di qua. Suppongo. Arriva un maiale, oddio. Sembra molto cattivo. Adesso lo dobbiamo fare fuori di questo maiali selvatici dell'isola. Ci aveva avvertito la guida che è contenuta nel manuale, quindi quello che possiamo fare è utilizzare il nostro reggiseno come una frumbola per tirare le noci di cocco in testa al maiale. Quindi facciamo remove ora. Vediamo il reggiseno, mi sento meglio. E adesso mettiamo le noci di cocco nel reggiseno. Put cocco nuts in bra. E adesso quello che dobbiamo fare è throw bra. Lanciamo il reggiseno boom in testa al maiale e lo facciamo cadere nel fiume. Ce l'hai fatta? Le tue bolas misura 36C hanno fatto il loro lavoro. Adesso hai molto. Stai finendo l'abbigliamento perché abbiamo utilizzato quasi tutti i nostri vestiti per proseguire. Ok, adesso possiamo andare avanti. Ok. Mi vedo quasi più, sto qua dietro. Adesso fatemi salvare perché adesso ci sarà una breve sequenza arcade che potrebbe darci dei problemi. Entriamo nel fiume e facciamo move log, quindi spostiamo questo tronco che si trova nel fiume. Ok. E adesso saliamoci sopra, get on log. Ok, sali a cavalcioni del tronco, un'altra esperienza con cui sei familiare. E adesso comincia questa sezione arcade. La corrente ha catturato il tronco e ti sta trascinando lungo il fiume. Verso il tuo Larry? Chi lo sa? Possiamo anche premere F8, però vabbè. Ok, dobbiamo evitare questi ostacoli. Uppla. Ok, non sembra molto difficile. Basta continuare a muoversi. Ecco, no, appunto. Boom, morti. Ok, ricarichiamo. Dove siamo? Ok. Adesso magari farò un taglio per evitare di farvi vedere quante volte devo riprovare questa sequenza arcade. Get on log. Ok, ce l'abbiamo fatta, siamo finalmente arrivati in fondo. Ma cosa si trova di fronte a noi adesso?
arriviamo alla fine del fiume, ce la fai attraverso tutti gli ostacoli e arrivi a uno spiazzo, potrebbe essere un buon posto per riposarsi. Cerchi un posto sulla spiaggia per il tuo fido tronco. Ma veniamo catturati da una rete. Oddio, ci hanno catturato. Cosa ti hanno fatto, Patti? Vediamo, due. Sei stato catturato dalla famosa tribù di Non Tonight di donne lesbiche cannibali amazzoni. Native, ok. Che cosa succederà? Come riuscirai a trovare Larry? D'altra parte, come hanno fatto a trovare questi vestiti così eleganti qui in mezzo alla natura? Vediamo che queste donne cannibali hanno schiavizzato gli uomini. Ok. Ok, ti porta con un sacco di patate. Vediamo che ci sono degli uomini, ma sono degli schiavi. O Patti, dove ti porteranno? Che cosa ti succederà? Che cosa ti succederà? E ci sarà un parrucchiere disponibile per te dopo tutto? Ok, vieni trascinata attraverso il villaggio, portata nella spiaggia, trattata malamente, battuta e sbattuta, e messa in una gabbia fatta di bambù e cuoio. Un'esperienza che non ti è del tutto non familiare, ok. Ok. Ti ricordo un appuntamento al buio quando eri alla Juilliard. Mentre riguadagni conoscenza, il buio si allontana dal tuo cervello e ti rendi conto che non sei più legata nella gabbia, ma qualcosa ti dice che non sei più sola. Infatti ci troviamo nella gabbia con Larry, Patti, ci siamo riuniti con Larry. Mi sei mancata così tanto, mi sei mancato così tanto. Oh, ci riuniamo, baci, baci, baci. Non posso credere che te ne sei andato, non puoi immaginare come mi sono sentita. Avevo finalmente trovato l'uomo perfetto e sei scomparso. Mi sono svegliata nel letto vuoto, sono uscita sul balcone e ti ho visto sparire attraverso quell'orribile foresta di bambù. Quindi ti sono andato a cercare e ti ho trovato. E siamo di nuovo insieme, infine. E questa volta per sempre. Ma dimmi, Larry, perché te ne sei andato? Cosa ti ha fatto andare via così? Tu, Patti, dopo la più fantastica notte della mia vita, mentre stavo per addormentarmi, ho sentito mormorare una parola: Arnold. Perché Patti? Se sono così speciale, perché mi hai chiamato con il nome di qualcun altro? Stai pensando a lui mentre facevamo l'amore? Oh, Larry, mio fantastico e fragile idiota. Stavo pensando a lui perché stavo pensando, cercando di pensare come dirgli che lo volevo lasciare per mettermi con te. Oh, sono un idiota, ma che differenza fa? Almeno adesso capisco. Abbiamo gli stessi sentimenti l'uno per l'altro, saremo insieme per il resto delle nostre vite. A proposito, sei venuta a salvarmi, vero? Hai un qualche tipo di piano, vero? Non hai fatto tutto questo viaggio solo per unirti a me per cena, voglio dire, nei loro stomaci. Beh, in realtà, fammi pensare. Farai meglio a pensare in fretta, dice Larry. Penso che queste ragazze stanno cucinando qualcosa e saremo noi. Adesso fatemi salvare. Perché se noi non facciamo niente, verremo mangiati dalle cannibalesse. Aspettiamo, vediamo che cosa succede. Se io faccio look, per esempio. Sì.
arriva la stregonessa. Sentisce qualcosa. Recita qualche formula magica, immagino. È la nostra fine. Fa bollire il pentolone. E veniamo calati all'interno del pentolone. E veniamo cotti. Ok. Infatti ci dice, devi combattere la magia con la magia. Noi abbiamo qualcosa di magico, che è il nostro pennarello magico. Infatti, se adesso noi rapidamente scriviamo use marker, usiamo il pennarello magico. Dice Larry, non so se questo funzionerà o no, ma l'unica cosa che posso pensare è usare questo pennarello magico che ho preso nella lounge. Vediamo se posso disegnare qualcosa che ci faccia uscire da questo, da questa brutta situazione. Proviamo a disegnare. Effettivamente riusciamo a disegnare in aria un'uscita. Ce l'hai fatta, almeno hai fatto qualcosa, ma che cos'è, una porta magica? Non lo so Larry, ma da come appare, da come stanno le cose, comunque non voglio rimanere qui. Vieni, usciamo di qua. Quindi utilizzando questa porta magica ci vediamo dall'altra parte. Patti. E Larry escono in questa porta magica che scompare. Finiamo in qualche... Sto cadendo! Larry, cosa succede? Questa specie di spazio-tempo. Non lo so, Patti, ma... sembra che siamo caduti fuori dal gioco. Ma dove finiremo? E finiamo negli gli studi della Sierra, dove tutti quanti i lavoratori stanno filmando un episodio della saga infinita di Sonny Bonds e i cittadini di Litton, California, USA, ovvero Police Quest, un altro adventure, serie di adventure della Sierra. Quindi i giochi in realtà vengono filmati. Vedete? Silenzio sul set. Musica. Luci. Parte la camera. Parte la musica di Police Quest. Azione. Tutte le sequenze animate del gioco, vedete, vengono messe in scena da questi omini che spostano le macchine sotto questa specie di plastico. Attenzione. Ok. E noi cadiamo dal cielo e finiamo dentro agli studi Sierra. Godzilla, Larry distruggerà la città di Litton. Cadiamo di sotto anche noi. Ok, abbiamo distrutto il set di Police Quest, ma va bene. Larry sopravvive. Larry ti vede che giaci senza muoverti sul pavimento sotto la miniatura il plastico della città di Litton. Patti, stai bene? Urla. Penso di sì. Ma se continuo a fare i miei stunt avrò bisogno... finirò con il petto piatto. Usciamo di qui. Ok. Quindi siamo finiti negli studi della Sierra. Ma cos'è questo posto? Ottima domanda, però mi sembra familiare. Ok, guidate. Ok. Proviamo ad andare qui. E ci troviamo in questo studio dove si trovano tutti degli oggetti che vengono da vari adventure di Sierra, della Sierra, come appunto Police Quest, King Quest e cose di questo genere. Però mo che devo fa? Diamo un'occhiata. Ok, sì, infatti è il magazzino della Sierra.
chiamo Luke Props. Ok. Comunque ci sono vari riferimenti a giochi della Sierra, insomma. Andiamo di qua e finiamo dentro... Oh, una macchina antigravità. Che è un set di Space Quest, che è un'altra serie di adventure della Sierra. Finiamo in questa macchina antigravità. Veniamo risucchiati. Siamo senza peso. Però ci possiamo ancora muovere. Andiamo da queste parti qua fino alla a questo cavo e cerchiamo di disattivare questo cavo per disattivare questa macchina antigravità. Quindi questi sono tutti riferimenti a altri giochi della Sierra. Andiamo qua vicino. Così. Pull plug. Devo essere sotto sopra, ok. Così. Ok, siamo riusciti a disattivare finalmente questa terribile macchina antigravità. E quindi adesso dovremmo riguadagnare peso e cadere a terra, suppongo. Vediamo anche che abbiamo completato i 4000 punti, quindi siamo giunti sostanzialmente alla fine del gioco. Ce l'ho fatta, il generatore antigravità è disattivato. Aspetta un minuto, se non c'è antigravità, ecco. Boom. Vediamo tutti e due a culinaria. Cosa succederà adesso? Continuiamo ad andare di qua. E questa è una famosa scena di King Quest 4, dove c'è Rossella che si arrampica sulla lingua della balena. Ed è come se fosse un film che stanno girando. Ok. Ok, c'è una donna che sta dirigendo tutte quante queste riprese. E immaginiamo che sia Roberta Williams, cioè la creatrice di King Quest. Rivolgendosi all'attrice sul set, dice: ora Rossella, ricominciamo dall'inizio. E questa volta mostrami un po' di emozioni e azioni. Quando provavamo a arrampicarci sulla lingua e cadevamo sempre. Taglia. No, non va bene. A questa volta prova dal lato destro. Si sposta un po' più di là. E azione. Prova nuovamente a arrampicarsi. E ricade un'altra volta. Sei scivolata ancora. Riproviamo. Azione. Niente, neanche stavolta. Quante volte dobbiamo rifarla, Rossella? Devi salire su e prendere l'ugola. Che sta succedendo, Patty? Sussurra Larry. Non lo so, ma quella ragazza sembra stanca di andare su e giù con quella lingua. Ok. Così non va, si lamenta l'attrice sul set della lingua gigante. È qui dentro, è troppo umido. Questa gonna di lana si inzuppa d'acqua. La gelatina che avete sparso sulla lingua è troppo scivolosa e non mi avete dato le motivazioni per questa scena. Grazie molto, Rossella. La interrompe la donna sulla sede del regista. Se hai altri lamentele, non lasciare che ti fermi.
Beh, in realtà ne ho, urla, puntando direttamente verso di te e Larry. E pensavo questo set fosse chiuso. Chi sono queste persone? Dice lei battendo il piede a terra. Effettivamente. Ok, stop, 10 minuti, urla la regista. Con uno sguardo arrabbiato si volta verso di te, di Larry, e dice: voi chi siete? Cosa state facendo qui? Come siete entrate? Venite qui, subito. Ci chiama da lei. Mentre ti avvicini, riconosci che la donna nella sede regista e dici: ma quella è Roberta Williams. E urli: oh, signora Williams, ho amato i vostri giochi per anni. Che onore è finalmente incontrare il mio eroe del software. Roberta si addolcisce e dice: beh, sì, sono Roberta Williams, ma voi chi siete? Roberta, io sono Passionate Patty, la famosa pianista di Piano Bar, e il signore qui con me è il mio amante, il suo nome è Larry Laffer. Felice di incontrarvi, dice Roberta, ma come avete fatto entrare qui? Questa dovrebbe essere un'area alta sicurezza, ci siamo caduti letteralmente. In realtà, Roberta, abbiamo avuto una terribile avventura solo per arrivare qui. Siamo stati attraverso un labirinto virtuale di bambù con una sola bottiglia d'acqua, trascinati giù per una. Per un, ci siamo calati per una scogliera solo con un paio di calze. Attraversato un burrone con una corda fatta a mano e combattuto un maiale selvatico con la mia biancheria, e ho cavalcato un tronco attraverso un canyon. E ok, basta così, ride Roberta. E lui invece che ha fatto? Io ho avuto anche io un po' di avventure. Davvero? Qualcosa che potrebbe entrare in un gioco di avventure? Ma certo, Bert, comincia a rivolgersi a lei confidenzialmente. Se solo ci potessi dare un posto dove lavorare, secondo i miei standard, of course, di certo, potremmo scrivere una serie intera di avventure solo per te. Possiamo discutere di questo alla pranzo, interrompe Larry. Non ho mangiato niente durante tutto questo gioco. Mentre i tre se ne vanno insieme, Roberta dice: abbiamo una casa sul lago che potrebbe soddisfare le tue richieste, Patty. Quindi veniamo assunti dalla Sierra per fare giochi di avventura, Daily Adventure, e ci trasferiamo. E così finisce. Larry e Patty si trasferiscono. Come programmatori dividendo questa casa sulla montagna, Patty abbandona la sua vita da musicista per l'uomo che ha trovato essere in grado di eguagliare la sua passione. Larry comincia a raccontare al mondo la storia della sua vita attraverso il software. Oh mamma. Ed eccoci. Larry programma e comincia a scrivere. Cominciò tutto a Lost Wages. Comincia a scrivere. Fuori da un bar chiamato lui. No, Lois. No, no, non è giusto. Dammi un nome per un bar, Patty. Che ne dici di Lefty? Ah, sì, è giusto. Forse dovrei compilarlo e testarlo. Vediamo se posso infilarci il mio piccolo Larry. Ecco, e vediamo se sta programmando il primo gioco di Larry. Quando Larry entra nel bar di Lefty. Thank you.
E questa è la fine del gioco. Ok, congratulazioni, ce l'hai fatta, hai vinto. Speriamo che vi sia piaciuto Legend of Larry. Tu e Patti avete avuto delle belle avventure. Avete fatto un lavoro eccellente. Che punteggio? Vediamo se c'è altro. Probabilmente no. No, credo che non ci sia nient'altro. Ok, quindi questa è la conclusione del gioco. È una specie di bucare la quarta parete, in quanto i giochi di Larry sono stati scritti da Larry stesso. Ok, il gioco devo dire che è abbastanza divertente. Secondo me è più divertente del secondo, più sconclusionato, con una storia meno, diciamo, strutturata. Dà nuovamente la sensazione di giocare al primo gioco di Larry, quello in cui l'unico scopo di Larry era andare in giro a rimorchiare delle ragazze. E quindi, secondo me, Allo ha provato a dare una sterzata allo stile di gioco nel secondo. Poi probabilmente se ne è conto che molti appassionati si erano lamentati dal fatto che Larry non era più lui, e quindi con questo terzo episodio è ritornato un po' all'origine. Storia praticamente inesistente, ma divertimento assicurato. Secondo me il gioco è divertente. Alcuni degli enigmi sono un po' criptici, un po' difficili, soprattutto scriverli bene in inglese non è proprio facile e immediato, però nel complesso devo dire che è stato divertente, direi più divertente del secondo. Dal punto di vista tecnico più o meno siamo lì, grafica e sonoro sono più o meno come nel secondo episodio, ma per questo genere di giochi non è assolutamente importante. Quello che importa è il divertimento e il livello degli enigmi da risolvere e il tono generale dell'avventura, che in questo caso secondo me è estremamente azzeccato e divertente. Ok, qui si conclude il long play di Larry 3. Fatemi sapere se vi è piaciuto, se volete che porti altri adventure, quali adventure volete portare, o se volete che porti il prossimo episodio di Larry, che naturalmente non è Larry 4 ma è Larry 5, perché Larry 4, come sapete tutti, non esiste, e quindi sono saltati direttamente a Larry 5. Ok, è stato molto divertente, ci vediamo alla prossima, ciao!